sempre la Mini. Tutto sommato, se pensate a queste auto, 1000 cavalli, che poi le elettriche non è vero che ce l'abbiano, come sappiamo è la potenza di picco, poi la metà quella effettiva, però anche 500 cavalli. A cosa servono se hai una Mini Cooper con 178 cavalli? Ti diverti da matti, fai le curve velocissime. È un kart, non è un'auto da viaggio, diciamo che è un'auto da città e da divertimento. Lussuosa, costosa, perché con tutti gli accessori si avvicina anche a 40.000 euro. Però questa, col motore 2000 turbo, ripetiamo, da 178 cavalli, con una coppia in basso molto buona, è un'auto che è soprattutto un mondo di divertimento, alla faccia delle supercar. L'aspetto della Mini Cooper è sempre quello della Mini primogenia, ma gli stilisti del gruppo BMW sono riusciti a interpretare benissimo la modernizzazione di questa Cooper ed è elegantissima anche in questo colore giallo, pur se noi preferiremmo il rosso col tetto bianco delle Mini Cooper S che vinsero due rally di Monte Carlo. L'interno è sfiziosissimo, elegante, costruito con molta attenzione e con tanta bellezza nei dettagli, come i tasti a bacchetta anche per la messa in moto. Insomma, una vettura dall'aspetto sfiziosissimo, anche con quei bei fari posteriori con la bandiera britannica e lo sfizio dello stemma Mini che si proietta. Il regno forse della Mini Cooper, a parte le curve, sono la città, dove obiettivamente è divertentissima da guidare. Con un rombo sempre piacevole, che però fa voltare anche le persone, ma ci sta, perché non accelerare con questa vettura è un delitto, è da vecchi. È una vettura che fa sentire giovani anche le persone anziane, questo è un altro suo pregio. La tenuta di strada è fantastica e anche l'antislittamento in città è efficacissimo e permette di correre un po' anche quando piove con una certa sicurezza. Ma andiamo a vedere come va su strada. Bastano poche parole per descriverla, l'abbiamo già detto, va fortissimo, tiene la strada in maniera eccelsa, lo sterzo è pronto più di quello che si desidererebbe, insomma un'auto che da guidare dà un piacere estremo. Solo in frenata, probabilmente a causa del passo corto, quando si va forte davvero è un po' più impegnativa, ma le SP e i sistemi di sicurezza rendono facile dominarla. Qualche nota adesso ci sta, tutti parlano di Cooper, ma sanno che John Cooper è stato un pilota, costruttore di Formula 1, ingegnere, che è stato il primo a montare su una Formula 1 il motore posteriore e fece dire a Ferrari che i buoi stanno sempre davanti al carro. Certo, c'è un problema con quest'auto. È molto difficile andare a 130, bisogna mettere il cruise control, se no è difficilissimo, perché un filo di gas comincia ad andare. Proprio bisogna continuamente lasciare l'acceleratore. Beh, d'altra parte è un'auto sportiva, poi ci sono quelli che non rispettano il limite, lo sappiamo. Ma li riprendiamo subito, perché questa Mini Cooper fa 235 all'ora. Ma ora vediamo cosa pensa di questa vettura un esperto di auto americane. Cari amici di Auto Digest, ho provato anch'io la nuova Mini Cooper S 2024. Un motore molto generoso, un'erogazione di potenza molto 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 fluida, quasi non si sa dove finisce. Ma cosa mi ha ricordato? Allora, tanti anni fa avevo la Camaro 327, 1967, 5003, ma ogni tanto prendevo la Peugeot 205 GTI di mia mamma, che era una vera sportiva. Beh, mi ha ricordato proprio quel modo di andare, le ruote alle estremità, piatta, bassa, con questo bel rombo. Oh, devo dire, mi sono molto divertito. Un paio di cose non mi sono piaciute: l'ingresso, ma come abbiamo già detto, ai sedili posteriori e le alette parasole, che probabilmente in Germania e in Inghilterra il sole non c'è, non scorrono e non ti riparano di fianco. Però il rombo, la progressione, la frenata, devo dire, notevole. Beh, mi sono divertito. Certo, nessuna automobile perfetta, ma questa è veramente molto divertente. E piaceva molto anche l'uccellino che cinguettava mentre Luca parlava. E cercando il modellino... Ce l'ho arancione! Ma ti arriverà? Sì, può arrivare anche... No, e allora aspetto.